Bla, gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, come avete letto dal titolo, vi darò 3 buoni motivi per aprire un canale YouTube. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. YouTube è sempre stato il sogno di parecchie persone e lo capisco, perché ovviamente vediamo i grandi YouTuber che fanno tantissime cose che magari noi non abbiamo mai fatto o che comunque vorremmo provare. Ed è una cosa che ha colpito in primis me quando dovevo aprire un canale YouTube. Però ovviamente il mondo di YouTube, come tutte le altre cose nella vita, non è sempre rosa e fiori. E quindi ho deciso di fare questi 2 video in cui vi spiego sia 3 buoni motivi per cui secondo me dovreste aprire un canale YouTube e sia 3 buoni motivi per non aprirlo. Perché sì, ovviamente ci sono dei lati positivi e dei lati negativi, come in ogni cosa. Oggi partiamo con i 3 buoni motivi. Il primo buon motivo per aprire un canale YouTube, secondo me, è quello di poter vivere di nuovo le esperienze passate. Perché ovviamente se portate video avrete la possibilità di crearvi comunque un posto in cui conservare tutti i vostri ricordi. Perché ovviamente avendo un video è comunque molto più bello rispetto ad una singola foto. Perché sì, ok, anche la foto vi fa rivivere un ricordo, ma solo un ricordo di un momento preciso, quindi a quando è stata scattata la foto. Mentre invece grazie ai video avete la possibilità di rivivere un'intera esperienza, ovviamente sempre in base a ciò che registrate. Sarà impossibile rivivere al 100% tutto, a meno che non facciate appunto un vlog che duri ore o cose del genere, quindi ci saranno comunque cose che vi perderete, però è già un qualcosa in più rispetto ad una singola fotografia, come vi ho detto. E il motivo appunto principale per cui ho aperto questo canale è stato proprio questo: il voler condividere le mie esperienze con magari più persone e poterle anche rivivere poi in un futuro. Il secondo buon motivo per aprire un canale YouTube è quello di avere nuove opportunità, perché ovviamente se lavorerete bene su YouTube e quindi continuerete a crescere, a fare iscritti, a fare visualizzazioni e tutto il resto, vi potrà capitare di fare come big YouTuber e quindi di avere delle opportunità incredibili, che possono essere sia sconti magari su prodotti, sia magari delle esperienze di vita e tante altre cose che magari se aveste fatto un lavoro tradizionale non avreste potuto fare. Ovviamente per fare ciò c'è bisogno di tanta costanza, di tanta passione, di tanto lavoro, e non è una cosa che fai dall'oggi al domani. Ci sono persone che sono riuscite a collaborare con brand magari anche dopo 10 anni di YouTube, quindi capite che non è una cosa nell'immediato. Il terzo buon motivo infine è quello di poter condividere le proprie passioni con tutti, perché come già vi ho detto prima, uno degli obiettivi del mio canale era quello di condividere le mie passioni con quante più persone possibili. Infatti, se ci fate caso, su questo canale non parlo di un singolo argomento, ma porto un po' in generale ciò che mi piace, ciò che sono e ciò che faccio in un determinato periodo della mia vita. Quindi parlo di scuola, parlo di tecnologia, parlo di viaggi, parlo di YouTube, quindi do consigli magari per crescere basati anche sulla mia esperienza personale e tante altre cose del genere. Secondo me la chiave di YouTube è quella di essere originali, anzi di essere se stessi. Perché se voi andrete a copiare qualcun altro di già esistente, magari anche qualcuno di grosso, ovviamente avete molte meno possibilità di essere notati rispetto a se siete appunto persone originali, quindi se portate voi stessi su YouTube. Ovviamente capisco che questa cosa non può essere applicata per tutti i tipi di canale e magari non può essere applicata da tutti, perché magari c'è chi è più riservato e quindi non vuole mettere la propria persona su YouTube, insomma, e chi invece se ne frega altamente, tipo me, e quindi fa quello che gli passa per la testa. Un consiglio però che vi posso dare è che se volete aprire un canale YouTube dovete aprirlo in base ai vostri interessi, non perché una cosa va di moda. Farvi capire, se dovete aprire un canale di gaming, non portate gaming magari, che ne so, su Fortnite, e Fortnite non vi piace solo perché sta andando di moda. Se dovete farlo, lo dovete fare in base ai vostri interessi. Quindi, che ne so, vi piace un gioco del 1999, portate quel gioco nel 1999. So che spesso si seguono i trend proprio per non incorrere il rischio di magari non essere seguiti o di essere visti da 10 persone anziché magari 1000 che potremmo raggiungere.
però capite che se non portate una cosa che vi piace, ovviamente non riuscirete ad ottenere un video buono e intrattenitivo al massimo per le persone che poi vi seguono. Io sto ancora lavorando, insomma, sul tutto il lato intrattenimento, su tutto il lato comunque contenuti, e spero, insomma, di riuscire al più presto a tirar fuori dei contenuti ancora migliori. Devo capire ancora tantissime cose riguardanti il mondo di YouTube, e infatti quelle poche cose che già so, insomma, ve le sto condividendo. Spero comunque che possiate apprezzare questi consigli e che possiate farne tesoro anche per una vostra esperienza personale, magari. E se avete altri consigli, ovviamente, da dare a me in primis, ovviamente, fatemi sapere qua sotto nei commenti, che, come vi dico sempre, sono sempre aperta a critiche costruttive e a consigli che possano aiutare sia me, ma sia anche altre persone che magari mi seguono e che vogliono avere altri consigli. E niente, ragazzi, spero che questa serie di video di consigli e tutorial per youtuber vi possa piacere. È una serie che sto portando in realtà avanti dai primi mesi di apertura del canale. E sì, c'è stato un lungo periodo di pausa che è durato quasi un anno o più, e però niente, ovviamente man mano che avrò nuovi contenuti da dirvi ve li porterò. Tra l'altro il video di per crescere su YouTube basta la costanza, insomma il video precedente di questa serie è andato anche abbastanza bene e non posso che esserne felice. Come sempre io mi scuso per le mie condizioni, che magari non sono delle migliori, ma come sapete fa caldo, quindi niente, ci renderemo presenti tabili a settembre. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo personalmente nei prossimi video. Bella!